ricetta datata, vintage. Non lo so se è caratterizzata proprio negli anni Ottanta, ma secondo me è quello stato il momento in cui ha avuto il massimo splendore. Di che sto parlando? Del cocktail di gamberi. Vi dico subito che è una ricetta che a me piace tantissimo, ma proprio tanto, tanto, tanto. E poi, tra l'altro, è veramente semplice. Cominciamo a farla? Foglie d'alloro. Mettete un paio di foglie d'alloro in una pentola con l'acqua che bolle e un pochino di sale. E si vanno a lessare velocissimamente i gamberi, code di gambero già pulite, tolto il carapace, e si vanno a scottare. Quanto tempo? 2 minuti al massimo, tre proprio se sono un pochino più grandi. Preparate, se possibile, anche una ciotola con un po' di ghiaccio, oppure mettete prima un po' una ciotola con l'acqua dentro il congelatore, almeno avete un po' di acqua fredda. Guardate immediatamente come cambiano colore. E qui sono dentro l'acqua da 30 secondi, neanche. Toglieteli e tuffateli nell'acqua con del ghiaccio. Ora si fanno raffreddare tranquillamente. Andiamo a preparare le salse, perché ve ne farò vedere due. Una, quella straclassicissima, e l'altra un pochino più interessante, ma ve lo faccio vedere fra un attimo. Allora, cominciamo a fare la classicissima salsa rosa. Maionese, ketchup, poche goccioline di salsa Worcestershire. Questa è difficilissima da dire. Questa è come due gocce di Chanel, no? Pochissime. Però dà quell'impronta, si sente quando non c'è. Non si deve avvertire come gusto, ma si sente quando non c'è. Quando non c'è, si sente che manca qualcosa. Un pochino di brandy. Considerate un cucchiaio, poco più. E poi mescolate bene. Indicatore per sapere se è venuta bene, qual è l'assaggio? Ora non posso andare con il dito a prenderla. Molto buona, perfetta, assolutamente perfetta. Ne faccio un'alternativa partendo proprio dal fare la maionese. Faccio una maionese senza uova, latte di soia, olio di semi, aceto di mele e un pochino di sale. E poi con un frullatore a immersione si va a preparare questa maionese. Anche in questo caso importante è la, guardate, non so se riuscite a vedere la densità. Buona. Cosa importante, perché siccome qui incide tanto, prendete un latte di soia che non sia aromatizzato alla vaniglia o con l'aggiunta di zuccheri, latte di soia di base. Buona. Gli ingredienti di questa ricetta le trovate su www.casapappagallo.it. La mettiamo la maionese, si aggiunge il ketchup e poi per avere una leggera nota di affumicato un po' di salsa barbecue. Considerate un cucchiaio e mezzo di salsa barbecue. Qualche goccia di salsa Worcestershire sauce e un pochino di brandy. Fate amalgamare tutto bene. E poi assaggiate. Sapete che a me piace più questa? Anche se quella era parecchio buona. Buonissime. Non c'è bisogno di fare niente. L'ultima cosa che serve è l'insalata, la classica insalata che viene messa nel cocktail di gamberetti. Io non ne metterò una quintalata, perché ogni tanto mi è successo che prendevo queste belle coppe, no, enormi, gigantesche, con tutti questi gamberi, uno penso, ma mangio per 22 anni, poi in realtà al secondo gambero uno cominciava a scavare e c'era solamente insalata. Quindi l'insalata secondo me ci sta perché è un condimento perfetto, però deve essere misurata. Allora, l'insalata uso l'iceberg e la taglio abbastanza finemente.
L'insalata è pronta e ora vado a terminare i gamberi. Prima li devo asciugare, quindi prendo un panno. Parte di questi gamberi le metterò interi, parte le taglierò per mettere direttamente dentro la salsa. Perché se c'è una cosa che mi ha sempre dato fastidio in alcuni cocktail di gamberi, è che c'erano magari due bellissimi gamberi sopra e poi dopo uno li mangiava e sotto si ritrovava solamente la salsa, che per quanto buona, mangiare la salsa con l'insalata da sola per me era un po' scocciante. Quindi un po' le trito e le metterò dentro tritati, però un po' sono belli anche interi. Magari se volete lasciate qualcuno con la codina, quindi quando magari l'appoggiate sopra, per avere proprio una cosa molto vintage, appoggiato sopra con la codina che esce. E questi qui invece li andiamo a tagliare a pezzettini. Non è che dovete tritarli, magari li tagliate in due o tre pezzi, in modo da rendere facile anche il fatto che si possano distribuire nella salsa e anche mangiarli senza dover tirare su una cosa gigantesca. Ecco fatto, metà le metto in una salsa e le mischio. E anche in questo caso però consiglio, voi che la state preparando, assaggiate anche questa. Queste sono tutte fasi che vanno sperimentate, perché se manca qualcosa. E l'altra metà qui. Anche in questo caso mi devo sacrificare e assaggiare. Allora, abbiamo terminato tutto, ora non ci resta altro che assemblare. Quello classico, super classico, classicissimo, è esattamente così. Almeno il 99% delle volte me l'hanno portato sempre con questi bicchieri da cocktail. Mettiamo sul fondo un po' di insalata, senza esagerare ovviamente, altrimenti mi lamento a vanvera io. Si mette la salsa con i pezzettini di gamberetto e poi facciamo questo lavoro qui. Insalata. Salsa. Mettete due o tre gamberi sopra e poi giro giro l'insalata. Ovviamente questo è un modo in cui lo faccio io, e poi sicuramente a voi verrà in mente un modo molto più elegante rispetto a quello che sto facendo io. Nell'altro cambiamo genere, prendiamo un bicchiere, mettiamo sul fondo l'insalata, cominciamo a mettere la salsa con i gamberi. Altra insalata, anche qui qualche gambero di lato. Insalata. E i gamberi sopra. E questa è la seconda proposta. Ora ho consumato quasi tutta l'insalata, ma un pochino me la taglio per me, perché ora devo fare l'assaggio. Me ne preparo un assaggio, me ne preparo insalata, salsa cocktail normale e poi quella senza uova e con un po' di salsa barbecue. Un altro po' di insalata, un gambero qui, un gambero qua, ora pulisco e assaggio. Momento di grande felicità, per me è proprio di grande felicità. Lo so, sono una ricetta che forse i fini gourmand si potrebbero anche irretire, perché dico, oh, che cosa mangio? Io vi dico la verità, lo mangio, lo faccio, lo mangio e con tanto gusto. Com'è? Buono! Ma tanto proprio, è quello che vi dicevo, cioè ogni boccone ci deve essere un pezzettino di gambero, non può essere solo salsa, per quanto buona, e insalata. E ora assaggiamo questo, in realtà assaggio l'assemblaggio. Mm.
Allora, forse è un gusto leggermente meno noioso, ma noioso in termini positivi, perché c'è quella sensazione di affumicato della salsa barbecue che lo fa. Però il mio cervello mi dice, sì, buona, ma forse l'altra è meglio. Davvero, è così. Però non è proprio disprezzabile questa, eh. Anzi, alla prossima.